Buongiorno ragazze, benvenuti in un nuovo vlog. Io sono tutta che per caso mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Allora, questo sarà un vlog che inizia oggi e poi ci saranno pezzettini di vita qui dal mare. Siamo ad agosto, oggi è il 7 di agosto, noi siamo arrivati al mare l'altra sera, molto tardi, mezzanotte, e io rimarrò qui più o meno un mesetto. Quindi ora ho lasciato Amedeo a casa con mio marito che lavora in Smart, ma era tranquillo e tanto Amedeo dormiva. Cesare è in spiaggia con i miei e io sto andando in farmacia ovviamente a comprare qualcosina per le colichette che cominciano ad arrivare e aspettate che devo cercare di non farmi ammazzare attraversando la strada e poi vado a fare una consegna perché una mia amica mi aveva commissionato delle cose che ho cucito io e poi vado a ritirare due pacchi di Vinted. Quindi comunque seguitemi su Instagram perché lì sono presente tutti i giorni, quindi vi avrò raccontato anche di come è andata la nascita di Amedeo. Addirittura tu. Mamma mia, un po' picchiotello questo. Cin cin. Buongiorno ragazze. Oggi è sabato 10 agosto. Sono le 9:30 del mattino più o meno. Io stamattina ho lasciato Amedeo ai miei genitori perché mio marito arriverà qua lunedì sera. Si è preso insomma il weekend di relax. Aveva delle cose da fare, dei lavori da fare, quindi poi lunedì lavora ancora, quindi poi arriva lunedì sera così per martedì ufficialmente in ferie. E quindi insomma in questi giorni i miei mi stanno aiutando tantissimo. E niente, stamattina ho chiesto appunto se potevano tenere Amedeo, tanto appunto con l'allattamento artificiale non c'è particolare problemi, perché volevo dedicarmi a questo nonettino e quindi andiamo in spiaggia. In realtà adesso stiamo andando nel negozio degli indianini a prendere una maschera, perché gli piace un sacco mettere la testa sotto l'acqua, ma insomma gli bruciano gli occhi, e poi andiamo in spiaggia. Speriamo ne abbia ancora. Cosa dici? Buongiorno ragazze, allora siamo a Ferragosto, oggi è il 15 di agosto, credo sia un giovedì ma non ne sono sicura, e niente, qua adesso è arrivato il brutto tempo, ma dovrebbe essere solo oggi, un pochino domani, niente di che, però ha rinfrescato un pochino per fortuna e niente, è arrivata anche la pioggia, ma pazienza, io sono uscendo adesso e vado da OVS perché devo comprare dei body per Amedeo, perché quelli che avevo di Cesare sono un po' slabbrati, sono un po' bruttini, quindi li metto proprio solo per dormire, però mi manca qualcosa di smanicato, anche perché è vero che adesso è rinfrescato un po', ma danno di nuovo comunque caldo già oggi nel pomeriggio, quindi vado a vedere se da OVS c'è ancora qualcosa, dubito, però magari essendo così piccolino, visto che cerco la taglia 1-3 mesi, insomma piccolino, con le luci tipo stile Barbara d'Urso, quindi insomma conto di trovarli ancora. Buongiorno ragazze, allora oggi siamo lunedì 19 agosto, io non ho più filmato niente in questi giorni, ma la vita qua è un po' frenetica. Oggi non siamo stati in spiaggia perché ieri c'è stato tipo un mega nubifragio che ha distrutto mezza spiaggia, quindi stamattina siamo andate a fare un giro e invece oggi pomeriggio qua da Lasso c'è un mercatino che si chiama Desbarassu, che fanno una volta all'anno sempre in questo periodo, per cui tutti i negozi mettono fuori le bancarelle con diciamo pezzi di fine stagione piuttosto che ed è un mercatino che io adoro, ma ovviamente mi perdo tutti gli anni perché in questo periodo di solito io lavoro sempre e quest'anno che invece sono in maternità ne approfitto, quindi abbiamo lasciato a casa i bimbi con mio marito e mio papà e io e mia mamma stiamo partendo e andiamo, anche perché inizia alle 4 fino a mezzanotte, ma adesso sono tipo le 3:25, stiamo cercando di andare perché ovviamente prima si va, prima si trovano gli affari, come ci sarà già il mondo. E niente, stamattina ho già fatto un giro di perlustrazione, ho visto un negozio di scarpe che aveva delle scarpe interessanti, infatti c'era un sandalo che è appunto da questa primavera e ho visto che ne aveva un paio, due o tre paia, e spero che metta anche quelle in super saldo, ma soprattutto che ci sia il mio numero e basta, quindi se riesco filmo qualcosa, altrimenti vi faccio poi vedere dopo quello che ho acquistato. Mi sono messa anche in tenuta comoda per provare cose barra non morire di caldo.
Allora, alla fine sono già tornata a casa, mi sono già cambiata subito, ho indossato questo vestito che è uno degli acquisti fatti appunto da Desbarasso. E sono qua con la family, c'è Amedeo, sto aspettando mio marito e Cesare e andiamo a farla per i sushi. Buongiorno ragazze, sono completamente sparita, non ho più vloggato in questi giorni. In realtà sono stata 4 giorni chiusa in casa perché sono stata malata. Sentite con la voce ancora con gli strascichi. E oggi pomeriggio, in realtà stamattina sono andata in spiaggia con Cesare. Oggi è il 26 di agosto e ne rimarremo ancora qua quasi un paio di settimane. E niente, oggi pomeriggio c'era troppo vento e quindi non facevano aprire gli ombrelloni in spiaggia, quindi non avevo voglia di andare, appunto a me è troppo piccolo per stare al sole. E quindi sono uscita appunto con mia mamma, Cesarino e Amedeo a fare un giretto e adesso stiamo cercando un posto dove fare una sorta di aperitivo. Andiamo. Buongiorno ragazze, allora siamo ormai giunte al 30 di agosto, le vacanze sono quasi volte al termine, in realtà ne saremo ancora fra una settimana, quindi insomma non è che sono proprio ancora finite, ma finisco qui questo vlog perché poi ne incomincio un altro. Stamattina sono le 9:30, noi ci siamo preparati, io ho questo look così e siamo diretti in Francia per la consueta gita a Menton per fare la spesa, ma dato che ho deciso di portarli con noi farò un vlog in cui vi porto proprio dentro il supermercato, così vi faccio vedere bene anche da fuori qual è il supermercato in cui andiamo, vi faccio vedere insomma dentro bene il supermercato e poi ovviamente vi farò vedere quello che acquisto. Quindi ci vediamo col prossimo vlog, mi raccomando di seguirmi anche su Instagram. Ciao ciao.